Sei un appassionato di ciclismo e pensi che una bici da 10.000 euro ti renderà imbattibile sulla strada? Fermati un attimo. Prima di svuotare il portafoglio, c'è qualcosa che devi sapere. Molti appassionati di ciclismo sognano la velocità e le prestazioni di una bici top di gamma, credendo che quel telaio super leggero e quei componenti all'avanguardia possano trasformarli in veri e propri campioni della strada. Ma le aspettative spesso non corrispondono alla realtà. La verità? Per un ciclista amatoriale, una bici di fascia alta potrebbe non fare tutta questa differenza. Certo, offre materiali innovativi, design aerodinamici e riduzioni minime del peso, ma senza un allenamento adeguato, questi dettagli rischiano di passare inosservati. Le bici top di gamma sono progettate per chi può sfruttare ogni grammo risparmiato, ogni millimetro di aerodinamicità, ma per molti sono solo costose promesse. Le aspettative sono spesso troppo alte. Ci si aspetta di volare solo perché si è su una bici da 10.000 euro, ma per un amatore la differenza sarà minima, a meno che non ci sia un allenamento mirato e una grande esperienza. Ci sono tanti altri modi per migliorare le prestazioni che non richiedono un tale investimento. Quindi, dove è meglio investire i propri soldi? Gli esperti consigliano di puntare su altri aspetti, come un buon set di ruote performanti, un abbigliamento tecnico di alta qualità e persino una consulenza per migliorare la propria posizione in sella. Una postura aerodinamica e confortevole può regalare vantaggi concreti, molto più di una bici ultra costosa. Ricorda, la velocità è nelle tue gambe e nella tua preparazione. Investi con intelligenza e vedrai i risultati, senza bisogno di una bici da campione. E questo è tutto. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e facci sapere nei commenti quale sarà il tuo prossimo investimento nel ciclismo. E non dimenticare di iscriverti al canale per altri consigli, news e aggiornamenti dal mondo del ciclismo. Pedala forte e resta con noi!